Riprendiamo, gentili amici telespettatori, la nostra telecronaca dal Saverio Spinella di Merito Porto Salvo. È sempre Domenico Salvatore che vi parla e vi saluta, vi auguro buon ascolto e buona visione. Vi riferisco sul secondo tempo dell'incontro di calcio Palizzi San Gaetano Catanoso. Siamo nel campionato di prima categoria, girone D Calabria. Le formazioni del primo tempo: Palizzi Serra, i ritmi inniti, Bruzzese Polimeno Rodà, Bonanno Aziz, Scordo Marengo e Romeo. San Gaetano Catanoso, Morabito Pagnotta Marra, Cagliostro Scappatura Palduto, Castello Azzarà, La Rocca Suraci e Iannò. L'arbitro è il signor Vincenzo Torchia di Catanzaro, il risultato 0-0. In panchina, nelle file del Palizzi, Molla, Cosmano, Francone, Zirilli, Proietto e Palamara. Nel San Gaetano, Gullimo, Le, Ambrogio, Fortunio, Sigler, Ielo e Biondo. Gioco è fermo. Il difensore esterno Minniti è stato rudemente affrontato dal suo diretto avversario, che lo ha steso e ce ne vuole per stendere un gigante come Pasquale Minniti. È una partita delicata, importante, giocata con il sangue agli occhi e digrignando i denti, se non col coltello fra i denti. Si gioca accanitamente, la fanno da padrone la grinta, il mordente e l'agonismo. C'è poco spazio per la classe e per la tecnica. Mette in fallo laterale Polimeno, si incarica Capitan Marra, perde palla Castello, Aziz, Zirilli, Bonanno, Zirilli, Marengo. Un colpo di testa da parte di Minniti, ancora Minniti, e questa volta arriva in tecno scivolato, ma in maniera irregolare a parere dell'arbitro. Ecco il motivo di questo calcio piazzato, decretato a favore della formazione ospite. Sulla linea di battuta c'è Castello, ma assolutamente furbetto del quartierino, tra virgolette, aveva guadagnato 6-7 passi. L'arbitro sistema le cose, arriva Nino Falduto, il suo lancio, spazza la difesa, Marengo, il suo lancio verso Scordo, che non ha ricevuto quasi niente palle giocabili, per fiondare a rete. Castello, Bonanno, perde palla Bonanno, la conquista Marengo, Iriti, il suo lancio in profondità, il colpo di testa di Falduto, l'intervento di La Rocca, il lancio del laterale a sostegno Cagliostro, l'intervento in tecli scivolato di Minniti, il lancio di Castello, il fuorigioco fischiato da Vincenzo Torchi. Con tutta calma Stefano Rodà ha qualcosa da dire l'arbitro al mezzo sinistro gaetanino Suraci. Aggancia Romeo,
Andrà dietro, ce l'hai, Marra! Marengo. Bonanno. Palla per Romeo, cross sotto porta. Ci mette una pezza. Scappatura in calcio d'angolo. Arrivano le torri. Parte il cross. Rete! Ha segnato il Palizzi. Hamid Aziz. Cinque minuti nella ripresa. È cambiato dunque il risultato al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo. Palizzi in vantaggio, autore del gol Hamid Aziz. E a terra capitan Marra. Va a protestare in maniera ritenuta eccessiva il numero 5 del San Gaetano. E si allunga la fila degli ammoniti, scappatura Castello e Suragi per il San Gaetano. Buon anno per il Palizzi. 7 minuti nel secondo tempo al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo. Il risultato è cambiato. Palizzi in vantaggio, autore del gol Hamid Aziz. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Marengo, praticamente una foglia morta dalla bandierina che è arrivata sulla testolina d'oro, in questo caso, di Hamid Aziz, che ha gonfiato la rete dell'incolpevole Morabito. 1-0. Vedremo ora quale sarà la risposta della formazione regina. Buon anno Marengo, il suo tiro cross. E c'è un autentico miracolo. Ci ha provato Zirilli. Si aiuta come può, ha preso l'ascensore delle torri Petronas Iriti, ma in maniera irregolare a parere dell'arbitro. Ecco il motivo di questo calcio piazzato decretato a favore della formazione gaetanina. 8° minuto della ripresa, Palizzi 1 San Gaetano 0. Hamid Aziz ha spinto in fondo al sacco il pallone dell'1-0 sugli sviluppi di un corner battuto da Marengo, praticamente una foglia morta. Il pallone che si sgonfia tra le braccia di Serra, muove di qualche passo, era stato inopinatamente squalificato per ben 5 giornate il portiere del Palizzi, qualcheduna è stata poi ridotta e quindi ha potuto rientrare tra i ranghi. Oggi ha compiuto 2 autentici miracoli. Dieci minuti nel secondo tempo al
Saverio Spinella di Melito Porto Salvo, provincia di Reggio Calabria, è sempre 1-0 per il Palizzi. Ora mister Falduto estrae il coniglio dal cilindro e manda in campo con il numero 17 Ielo. Ielo dunque in campo. Questo è il momento del cambio delle gomme da pioggia a sole e quindi è il momento delle Firestone, Bridgestone, Kleber, Dunlop. Una staffilata da 35 metri che ha sibilato l'incrocio dei pali. Una sventola di Scordo che ha ricevuto una palla giocabile, una di quelle palle a lui gradite, non ci ha pensato due volte, una bordata, una castagna come si suol dire, che ha sibilato il palo alla destra del portiere. La risposta del San Gaetano ancora non si è vista. Intanto c'è qualche richiesta dalle panchine. Si discute a bordo campo, vediamo quali sono le decisioni dell'arbitro. È tutto ok, si può proseguire, il gioco è fermo. Angolo per il San Gaetano Catanoso che ora stringe i tempi, schiaccia l'acceleratore a tavoletta nel tentativo di pervenire al pareggio e sotto di una rete a zero, gol di Amida Ziz. Spingi tu che spingo anch'io, l'arbitro va a catechizzare i giocatori. Grappolo di uomini in aria, parte il cross, palla fuori aria, la insegue Marengo. Il lancio di Iriti, recupera Ziz, Falduto, Marra, Cagliostro, scappatura e questo è Falduto con un lancio in avanti in direzione di Iannò. Buon momento per la formazione gaetanina che usufruisce ora di un altro calcio d'angolo. Buono per tentare di sfondare
il bunker eretto davanti a Serra. E c'è un altro cartellino giallo. Ai danni di Stefano Rodà. Cinque cartellini gialli. Questa è un'occasione ottima per il San Gaetano Catanoso, che tenterà di capitalizzarla nel migliore dei modi per pervenire al pareggio. Quarto d'ora della ripresa. Castello sulla linea di battuta. L'arbitro va a catechizzare i giocatori sulla distanza della barriera. Un giocatore ospite in barriera per disturbare. Castello, tiro, tutto da dimenticare. La palla supera difensore e attaccanti, ma anche la trasversale, nulla di fatto. 16 minuti e 20 secondi nel secondo tempo al Saverio Spinella di Merito Porto Salvo, risultato inalterato rispetto al precedente collegamento, vale a dire Palizzi 1, San Gaetano Catanoso 0, autore del gol Hamid Aziz al quinto minuto. C'è un lancio in profondità, arriva prima di tutti Serra, si accartoccia sul pallone, muove di qualche passo e di collo piede lo spedisce oltre la linea centrale del campo. Colpo di testa di Romeo, palla per Marengo, perde palla. C'è un lungo lancio in avanti, un colpo di testa da parte di Polimeno, pallo laterale già battuto. Questo è il capitan Marra, palla per Aziz, autore del gol. Il suo lancio in direzione di Marengo, esce il portiere. E attenzione, ultimo uomo. Giallo, rosso. Doppio cartellino. San Gaetano in 10. A nulla valgono le proteste, cartellino è stato già estratto, 1-2 giallo rosso, doppia ammonizione e scappatura, deve abbandonare il terreno di gioco per doppia ammonizione, 1+1 uguale rosso. Mestamente il centro mediano scappatura abbandona il terreno di gioco. Minuti e 30 secondi, abbandona il terreno di gioco scappatura dopo il cartellino rosso. San Gaetano Catanoso che sarà costretto a giocare questo scorcio di gara che manca alla fine del match in
10. Punizione per il Palizzi. Il solito Marengo, da posizione quasi impossibile, tenterà di sorprendere Morabito. Rete! Non abbiamo visto se tratta di autorrete o... il tiro di Marengo. Siamo sul 2-0. Sfortunata autorrete di Nino Falduto. Aziz, va al tiro Aziz, ancora lui. Strappa l'applauso a scena aperta come alla Scala di Milano quando va in onda la Turandot, Madame Bovary o la Traviata. Finisce a terra Rodà, ma a parere dell'arbitro è stato lui a commettere fallo e quindi la punizione sarà per il San Gaetano. 22 minuti nel secondo tempo al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo, il risultato è nuovamente cambiato, Palizzi 2, San Gaetano Catanoso 0. La punizione di Marengo è stata sfortunatamente deviata nella sua porta da Falduto, un missile terra-aria di Marengo che ha colto impreparato l'esperto Falduto, che inavvertitamente ha deviato in fondo al sacco. Sfortunata deviazione dell'esperto veterano dei campi di gioco calabresi Nino Falduto, e il Palizzi ha messo per il momento nel freezer la partita. Il risultato lo ha blindato con questo 1-2. Sebbene ridotto in 10, cerca di portare la minaccia il San Gaetano. Ha tentato il tiro della domenica per entrare negli annali della storia, proprio dalla linea di centrocampo, capitan Fabio Bonanno. Il portiere era fuori dai pali, ma... E a terra Castello e l'arbitro sanziona con una punizione che verrà battuta da Nino Falduto. Non accenna a rialzarsi Castello e allora l'arbitro convoca il massaggiatore. 24 minuti e 50 al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo, Palizzi 2, San Gaetano Catanoso 0.
Amidazizz al quinto e autorete di Nino Falduto al ventunesimo. Gioca fermo, entra in azione la magica bomboletta spray, capace di fare miracoli. Tra qualche secondo il giocatore dovrebbe rialzarsi, così è infatti, si tratta di Castello. Nino Falduto si prepara a battere la punizione dopo che il massaggiatore avrà abbandonato il terreno di gioco. Il lancio di Falduto viene spinto lateralmente, Iriti, il gioco è fermo, punizione per il Palizzi. ...24 minuti nella ripresa al Saverio Spinella di Merito Porto Salvo e sempre 2-0 a favore del Palizzi. Chiede di poter rientrare Castello, Placet dell'arbitro. Attenzione, il tiro cross da parte di Scordo. Intanto c'è un'altra sostituzione nelle file del San Gaetano. È entrato in campo con il numero 14 Ambrogio. Punizione già battuta, il lancio di Bonanno, e il calcio d'angolo che andrà a battere il solito Marengo, uno dei migliori se non il migliore in campo, ha lottato come un gladiatore. Punizione per gli ospiti, capitan Marra, dialoga con Falduto, ancora Marra, Castello, il suo lancio, l'intervento di Iriti, bella partita la sua. Amidazizz, Azziz, e arriva un altro corner. Siamo quasi alla mezz'ora, c'è un corner per il Palizzi, grappolo di uomini in aria. La palla supera tutti i compagni e avversari, ma anche la porta, i pali della porta difesa da Morabito. Nulla di fatto, c'è ora una sostituzione nelle file
del Palizzi. Sta per entrare in campo e pare che Marengo riceve scroscianti applausi come al San Carlo di Napoli quando va in scena Figaro o la cavalleria rusticana. Ancora Scordo, non si chiude il triangolo. Scordo, finta, doppia finta, va al tiro Scordo, rimpallato più volte, contropiede ospite, netta posizione di offside per Scordo, Nino Falduto. ...31 minuti e 40 secondi... al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo, Palizzi 2, San Gaetano Catanosa 0, gol di Aziz, Hamid Aziz e autorete di Falduto. Ancora Falduto, Castello, palla imprendibile per il mezzo sinistro Suraci, rimessa laterale già battuta, Romeo per Aziz, ancora Romeo, anche lui si è battuto bene, Romeo, stanno giocando un po' tutti bene oggi i giocatori del Palizzi, ancora Romeo con questo tiro nello specchio della porta, ma che non ha creato particolari patemi d'animo a Morabito. Attenzione, un'incursione sulla destra, il tiro e la palla che ha sorvolato la trasversale, nulla di fatto, ma il San Gaetano Catanoso ha, come dire, uno scatto d'orgoglio, un sussulto, un bagliore. Rimessa laterale, pardon, rimessa dal fondo campo a favore della formazione locale, si fa per dire, usufruisce del Saverio Spinella, il suo campo è il comunale di Palizzi, ma purtroppo se ne va per le lunghe il restyling, un lifting necessario per adeguare la vecchia struttura del campo comunale di Palizzi. Palizzi costretto a fare i salti, a fare il globetrotter. Beh, a usufruire sia pure a metà servizio perché la tribuna è chiusa per un'ordinanza del sindaco, quindi anche questa struttura costata un occhio della testa per il maquillage da campo in terra battuta a campo in erba artificiale, detta anche tappetino. Questo lancio di Suraci, fischio arbitrale, calcio piazzato per il Palizzi,
35 minuti nel secondo tempo al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo, sempre 2-0 per i padroni di casa. E se fosse questo il risultato finale, metterebbe il Palizzi nelle migliori condizioni per un rush finale alla grande. È andato al tiro Zirilli, non ci sono problemi per Morabito, questi è capitan Marra, Suraci Marra, il lancio di Minniti, Castello, buona la sua partita in cabina di regia, Scordo, incespica Romeo, Aziz, Bonanno, ottimo intervento da parte di Polimeno, Aziz entra in area, oh, bella giocata, grande parata del portiere, va al tiro Marengo, Romeo, tiro e la palla ha dato l'illusione ottica del gol, il tiro era stato di Peppe Zirilli, tiro che ha accarezzato la base del palo, per non dire che abbia fatto la barba al palo, shampoo, sapone, frizione e capelli, servizio completo, tutto questo al 37esimo e 17 secondi nella ripresa. Palizzi padrone del campo, non riesce a tenere il pallone in campo Serra e quindi il San Gaetano Catanoso si catapulta in avanti con tutti gli organici alla ricerca del gol del 2-1 per riaprire il match. Parte il cross, svetta di testa Minniti, il gigante di Melito Porto Salvo, stranamente dimenticato a queste dimensioni, a questi livelli, ottimo giocatore dotato di scatto, velocità, con i suoi trampoli ha sbrogliato spesso e volentieri, ma è anche il rigorista della squadra. Il pallonetto di Scordo e la palla che ha superato il portiere ma anche la trasversale, allora Nino Falduto tenta di mettere in movimento i propri uomini, arriva addirittura Morabito dalle retrovie, poi desiste, ha diretto bene l'arbitro, ecco la nota positiva in questa partita, questa è la nostra opinione, non pretendiamo che venga spacciata per verità assoluta, non abbiamo la verità in tasca, non abbiamo mai detto di avercela, possiamo anche sbagliare, chiediamo scusa, ma questa è la nostra opinione e per noi il signor Vincenzo Torchia di Catanzaro sta dirigendo alla grande una partita molto delicata, tutt'altro che facile. San Gaetano in avanti alla ricerca del gol del 2-1 per riaprire il match e giocarsi il tutto nel rush finale burrascoso, Trilling e Mozzafiato, la grande parata di Serra
sulla girata da corta distanza dal finto terzino Pagnotta, una staffilata da corta distanza, è stato bravo Serra e questo è il terzo intervento da campione della partita, tre interventi risolutori. Falduto, capitan Marra, ancora Falduto, c'è un'altra sostituzione nelle file del Palizzi, e pare che Danilo Romeo debba abbandonare il terreno. Il coro dei campesinos ultras contras peones aficionados palizzitani, è contenta la tifoseria per il gioco messo in vetrina, ma soprattutto per il risultato. ...42 minuti nel secondo tempo, Palizzi 2 San Gaetano Catanoso 0, gol di Hamid Aziz e autorete di Falduto. Ancora Palizzi in avanti, semina il panico, entra in area, dribbling serrato, cross al centro, tiro a rete, ancora lui, Hamid Aziz. È Zirilli l'autore del gol. A noi era sembrato Aziz, quindi doppietta per lui. Le ha provate tutte San Gaetano Catanoso, almeno per riaprire il match. 44 minuti nel secondo tempo. Tutta una serie di calci piazzati, calci d'angolo, rimesse laterali, tre grandi parate del portiere, e ha fatto quello che ha potuto San Gaetano Catanoso, generosamente proiettato, ma certamente l'espulsione per doppia ammonizione di una leggerezza di scappatura che è costata cara. Aveva un solo modo per fermare l'attaccante che si stava sgusciando a bordo campo e a fondo campo, e cioè quello di fermarlo
sia pure in maniera irregolare, incorrendo però nelle ire dell'arbitro che gli ha estratto il secondo cartellino giallo, e cioè uguale a uno rosso. Da quel momento in poi il Palizzi ha avuto vita più facile. Ormai si attende soltanto il fischio di chiusura, siamo 45-50 e 5 minuti di recupero, andremo al 50esimo. Capitan Marra, questo è Castello, lancio in profondità, un colpo di testa da parte del nuovo entrato, insiste ancora in avanti la formazione gaetanina. Viene fischiato un fuorigioco a scordo sul quale non tutti concordano, ma sull'arbitro abbiamo detto che ha diretto bene al nostro avviso, e non era facile considerando la posta in palio altissima. Capitan Fabio Bonanno, il suo lancio, attenzione, pallonetto, e questa volta non si fa sorprendere, aspettava il passaggio invece Zirilli, che si era presentato da solo, anzi scordo. ...47-40... a Saverio Spinella di merito Porto Salvo, Palizzi 3, San Gaetano Catanoso 0. Sono volati via 3 minuti quasi dei 5 assegnati dall'arbitro. Ancora due giri di lancetta per gli eventuali tentativi di sfondare la muraglia cinese eretta davanti a Serra. Amida Ziz, Fabio Bonanno, ancora Ziz, cross di Aziz, l'esperto Falduto sbroglia, va Zirilli, finta e doppia finta, va al tiro, il solito Falduto salva Caprecauli. E vedete che l'arbitro va ad ammonire un giocatore del Palizzi. I riti dunque, no, si tratta di dovrebbe essere Francone il giocatore ammonito, potrebbe essere lui col numero 14 sulla schiena, così è infatti. Ammonito anche Francone al 50esimo minuto, l'arbitro controlla il cronometro. Alessandro!
E proprio in questo momento l'ottimo signor Vincenzo Torchia di Catanzaro decreta la fine delle ostilità. Palizzi batte San Gaetano Catanoso 3-0, vanno ad abbracciarsi tutti i giocatori sugli opposti fronti, scena che dovrebbe ripetersi secondo noi e secondo lo statuto, il regolamento e la deontologia professionale ogni domenica. Sotto la curva con queste immagini, gentili amici telespettatori, ci congediamo dal Saverio Spinella di Melito Porto Salvo. Vi ricordiamo il risultato 3-0 per il Palizzi, gol di Aziz Hamid Aziz, autorete dello sfortunato Falduto, e il 3-0 è arrivato per merito di ancora Aziz. Doppietta per lui. Un grande Palizzi contro un bel San Gaetano, una gran bella squadra. Onestamente non meritano il posto dove si ritrovano come noi. Siamo due belle squadre, bravissimi. Bravo pure l'arbitro, ma non perché abbiamo vinto. Non ha sbagliato una. Bravo veramente. Adesso il Palizzi guarda con rinnovata fiducia. Ma senza dubbio no, ma noi abbiamo 5 partite in casa. Tentiamo di fare bottino pieno, quindi sono 5 partite, 15 punti più 18, 33, 31, la salvezza sarà matematica sicuramente. Grazie a Giannetto Rodà. Palizzi 3, San Gaetano Catanoso 0. Ne parliamo con il presidente del Palizzi, Giuseppe Minniti. Buonasera. E niente, il primo tempo siamo stati in grande difficoltà, è una delle poche squadre che ci ha messo in grande difficoltà. Secondo me, dopo Bovalino e Real, è la squadra che ci ha messo più in difficoltà, escludendo le partite di San Ferdinando e Cinque Ronde, che non eravamo scesi in campo. Poi la strigliata di Buonanno e Rodà e i ragazzi hanno capito che questa era la partita della vita, e sinceramente il secondo tempo non c'è stata partita. Meritavamo anche qualche gol in più, grande merito diciamo sempre a Buonanno e Rodà, che sono riusciti nello spazio di queste due o tre partite a far sì che i ragazzi vengano a degli allenamenti. Te l'avevo detto prima, nella prima intervista, prima che ci vedevamo prima della partita, che era una partita fondamentale per noi, e lo è stato, perché vincendo siamo ora a un punto del 5 fronti, e c'è anche il discorso della quintultima con 10 punti di stacco, ci possiamo salvare direttamente che sia noi che il 5 fronti, e è stata una partita importante, secondo me. Siamo sulla buona strada. Con un bel regalo su un piatto d'argento con guanti e livrea, perché il San Gaetano Catanoso ha regalato, diciamo così, un uomo in più nel momento cruciale della partita. Un'ingenuità, perché i giocatori spesso dimenticano che in aritmetica 1 più 1 faccia 2. Sì, sono d'accordo con te, però già dai primi minuti la squadra, penso che sono passati 3-4 minuti e la squadra è scesa con altro piglio il secondo tempo, e in effetti è riuscito a fare gol subito con Aziz. Poi sinceramente è stato un monologo, perché il secondo tempo non abbiamo rischiato quasi niente, abbiamo avuto altre 2-3 occasioni, la partita poteva finire 5-6-0. Però io ripeto, a me mi ha impressionato delle squadre che lottano per non retrocedere. E il San Gaetano è la squadra più forte che abbiamo incontrato in questo ultimo periodo. Ora ci aspetta una partita importantissima domenica con il Mammola di nuovo in casa. Se riusciamo a fare il risultato, allora siamo sulla buona strada, diciamo, ci possiamo salvare direttamente. È cambiato qualcosa con l'avvento dei due veterani alla guida della squadra? No, non è che è cambiato qualcosa. Allora ripeto, Valastro è un uomo della società, è sempre vicino a noi. E Buonanno e il Palizzi ha avuto una grande difficoltà quest'anno, non avere il campo per potersi allenare. In questi ultimi periodi io insieme a Morello siamo riusciti a farci dare il campo a tre quarti, a mezzo servizio a Palizzi, e il lavoro svolto in queste settimane si vede che la squadra è ben allenata, si vedono tre allenamenti, 20 persone al campo,
è un piacere praticamente la domenica fare calcio, se no effettivamente la prima categoria non si può fare calcio senza allenarsi. Parliamo un po' della partita, dei singoli, a cominciare dall'uomo ragno Serra, autore di 3 interventi da campione. Sì, secondo me la difesa in blocco oggi ha fatto una grande partita. Il primo tempo, quando ha dovuto tenere botta sia Polimeno sia Rodà, Minniti e Riti, hanno fatto una grande partita al primo tempo. Poi secondo me al secondo tempo anche devo dare merito, diciamo, sia Bonanno e Rodà, ma non per demerito del ragazzo brusese, non aveva preso il passo, e con l'entrata di Zerilla abbiamo migliorato il centrocampo e secondo me Zerilla è stato uno dei migliori in campo. Il terzo gol è stato un autentico suo lavoro, che gli ha dato la palla, il terzo gol alla Ziz, quando per segnare un dribbling alla Sandro Mazzola, 5-6 avversari in un fazzoletto di terra. Bravissimo, in effetti ha fatto una grande prestazione, e più ha fatto una grande giocata da vero campioncino. Senza nulla togliere a Danilo Romeo, che ha fatto il pendolo e ha oscillato meglio del pendolo del Duomo di Pisa nel campo avanti e indietro. Ma secondo me, lo stai dicendo anche tu, il secondo tempo tutti in blocco, tutti e 11 sono stati grandi. E il primo tempo c'è stata la difesa che è emersa rispetto a tutta la squadra, però al secondo tempo, secondo me, dal primo al 13esimo, 14esimo che sono scesi in campo, hanno fatto una grande partita tutti i ragazzi. Assegneremmo la palma del migliore in campo a Marengo, che ha giostrato a tutto campo e praticamente in cabina di regia ha fatto la differenza. Certamente Marengo è un giocatore importante, con il suo calcio di sinistro che sembra non sembra un calciatore di prima categoria. Marengo e ha sbloccato la partita con 2 interventi, diciamo, prodigiosi, e la partita è cambiata da quel momento in poi. Una volta che ha messo queste 2 palle, uno ha fatto fare un gran gol alla Zizza, un altro hanno fatto l'autogol, mi sembra, con il suo capitano Falduto, e là si è sbloccata la partita. Autore di una doppietta Hamid Aziz, su cui punta molto la società, perché ha fatto dei sacrifici per riavere questo giocatore. Aziz è un giocatore importante da 4-5 anni, che sinceramente c'è un legame affettivo con tutta la società, con me, ha anche offerte da altre squadre. Sinceramente lui si è legato a noi e non va a guardare la cosa bella, le 100 euro in più, le 100 euro in meno, e viene a giocare sempre a Palizzo con grande orgoglio, diciamo, e con grande disponibilità anche da parte nostra, perché noi siamo una società che, se promettiamo una cosa, ad oggi non c'è uno che avanza un euro, tutti i ragazzi ogni fine mese vengono retribuiti, vengono rimborsati, questi 6-7 ragazzi, e la cosa importante è questa qua. Capitan Fabio Bonanno, un successo importante. Sì, buonasera innanzitutto. Sì, oggi è stata una grande vittoria. Siamo partiti un po' male, forse perché in settimana abbiamo caricato troppo con l'allenamento, però dopo la squadra nel secondo tempo è uscita alla grande. Credo che alla fine abbiamo trovato di fronte una squadra che penso che non meriti la posizione di classifica che ha, perché se l'è giocata con noi alla pari, e sinceramente nel primo tempo ci hanno messo in difficoltà. Dopo l'episodio ci ha fatto passare in vantaggio, e poi è stato, diciamo, siamo stati pure avvantaggiati perché Scappatura si è fatto, diciamo, buttare fuori per doppia ammonizione, e giustamente dopo in 11 contro 10 per noi è stato molto più semplice, e abbiamo dilagato, anche perché si vede che la squadra si sta allenando bene e sta comunque i frutti li sta raccogliendo, e speriamo soprattutto di regalare a questa società la salvezza che se la merita sia il presidente Morello, Minniti, Merigo, pure l'ex, diciamo, allenatore Gianni Valastro, che comunque è sempre vicino a noi, fa parte della dirigenza, anche lui magari ha dato tanto, però ha raccolto poco, però il suo lavoro, voglio dire, non l'ha pagato, però ci ha aiutato lo stesso magari a crescere. Certo, adesso ci sono nuovi stimoli, vengono tutti ad allenarsi, cioè, si è cambiata, diciamo, mentalità a Palizzi, e questa è una cosa molto importante. E niente, adesso prepariamo un'altra finale che
ci aspetta domenica contro il Mammola, perché se riusciamo a fare i nostri 3 punti possiamo dire che una fetta di salvezza l'abbiamo quasi conquistata. Mister Nino Falduto esce a testa alta dal confronto, seppure battuto da un volenteroso Palizzi che ce l'ha messa tutta, però favorito anche da un episodio, l'ingenuità del difensore del San Gaetano Catanoso. Sì, come hai detto tu, Domenico, abbiamo preso forse un gol sul calcio da fermo. Credo che comunque la squadra mia non ha demeritato, anche se il Palizzi ritengo che sia una buona squadra, però non credo che ci abbia messo in difficoltà. Sì, su quell'episodio abbiamo preso il gol, poi diciamo, l'espulsione del nostro giocatore forse è stata un po' affrettata, anche se si poteva evitare, no? Però tutto sommato credo che la squadra il primo tempo abbia giocato un calcio modesto, un calcio giusto, corretto, no? Sul nostro taccuino abbiamo annotato 3 grandissime parate dell'uomo ragno di casa Serra, che non è l'ultimo arrivato. Sì, su Domenico non è che non lo scopro io, sicuramente è un grosso portiere, e magari ci è andata a sfavore nostro, perché se non faceva qualche parata, insomma, mettevamo la palla dentro, ma questo, siccome è un signor portiere, quindi gli diamo merito a lui, che è sempre una persona, voglio dire, buona e onesta. San Gaetano Catanoso deve salvarsi, una battuta del resto non significa niente. No, guarda, anche perché non è gli altri stanno facendo salti mortali sotto, quindi meno male siamo sempre là. Certo, però ovviamente noi diciamo non dobbiamo guardare gli altri, anche perché gli dico sempre la squadra, dobbiamo guardare noi. Solo che giustamente l'atteggiamento diciamo, di quando abbiamo preso il gol, diciamo, non mi è piaciuta della squadra, perché si è quasi arresa, e quindi questo non va bene. Quindi cerco in settimana di tracciare questa deficit, nel senso di migliorare sotto questo aspetto, perché giustamente è una squadra che si deve salvare e deve lottare su ogni pallone. Stefano Rodà è particolarmente soddisfatto non solo del gioco ma anche del risultato. Oggi era, innanzitutto un saluto a tutti. Oggi era fondamentale incamerare questi 3 punti, perché ci danno un grosso apporto per quanto riguarda il nostro obiettivo, che è la salvezza possibilmente diretta. Era importantissimo vincere, non badavamo a esprimerci bene a livello di gioco, perché sapevamo che incontravamo una squadra che, come noi, oggi ha dimostrato in campo di non meritare quella posizione di classifica in cui si ritrova, perché abbiamo visto che è fatta anche di giocatori esperti di un certo livello che hanno calcato anche loro categorie superiori. Ripeto, era importantissimo vincere e ce l'abbiamo fatta. Una nota di merito va a tutta la rosa, perché oggi sono stati tutti eccezionali, dal più grande al più piccolo, dal primo, dal portiere al 18esimo, tutti, grosso apporto della società, che si sta sacrificando terribilmente quest'anno per le note vicissitudini che tutti sappiamo. Quindi è una vittoria che vogliamo dedicare soprattutto alla società, ai 2 presidenti, Minniti e Morello, a Raffaele, il segretario, a Gianni Valastro, che è sempre un uomo della società. E oggi siamo alquanto felici. Venivamo da una sconfitta immeritata a Ravagnese e volevamo riscattarci alla grande. Sapevamo che questi 3 punti erano fondamentali, anche perché domenica prossima abbiamo un altro scontro diretto, non tanto diretto perché il Mammola veleggia a metà classifica, quindi abbiamo un altro turno casalingo da sfruttare, e vincendo domenica credo che possiamo fare un bel pensiero sulla salvezza diretta.